Attivo dal 1999, il servizio di visite guidate al Consiglio Provinciale accompagna ogni anno migliaia di ospiti in un percorso di conoscenza dell'autonomia speciale, della sua storia e delle sue istituzioni e del ruolo e delle funzioni dell'Assemblea Legislativa Trentina. Il servizio quest'anno è stato però ripensato in modo da elevarne i contenuti formativi e didattici sulla base di un nuovo progetto fortemente voluto dal Presidente del Consiglio Provinciale e dall'Ufficio di Presidenza, che si avvale anche di nuove risorse umane dedicate. Un progetto che in corsa è stato inevitabilmente rimodulato in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e che è stato recentemente oggetto di una conferenza stampa. Il nostro piano è quello di andare a trovare gli studenti presso le scuole. Lo faremo a partire dal mese di ottobre. Ci saranno i nostri funzionari dediti a questo servizio, che saranno ospitati in uno spazio adeguato presso gli istituti e potranno avvalersi di materiale audiovisivo che stiamo preparando appositamente e che contribuirà a rendere l'incontro più piacevole e più vario. Naturalmente contiamo anche su una serie di collaborazioni di esperti nelle varie materie da affrontare e questi esperti si collegheranno in remoto online attraverso strumenti dedicati. Una specifica collaborazione tra Consiglio Provinciale e IPRASE ha reso possibile l'attivazione di un apposito corso di formazione per docenti e dirigenti, le cui iscrizioni sono tuttora aperte e che partirà il 27 agosto prossimo, con l'obiettivo di attrezzare nel migliore dei modi gli insegnanti in funzione delle visite al Consiglio Provinciale e dei relativi temi e contenuti. Le scuole avranno la possibilità di scegliere, anche in base ai propri interessi, e lo faranno in particolare riguardo a 9 diversi moduli contenutistici. Il ventaglio di proposte è ampio. Con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi si parlerà di autonomia. Poi ci occuperemo di arte, con le opere di Otmar Winkler ospitate al Palazzo Trentini, ma anche con Sala De Pero. Il servizio legislativo del Consiglio racconterà come nascono le leggi, il Forum Trentino per la pace e i diritti umani parlerà ai giovani di queste sue tematiche di elezione, la scuola di preparazione sociale è esperta nella partecipazione, quindi il modo di essere dentro la vita pubblica. L'ufficio Europe Direct Trentino ci parlerà di Euregio, di Trentino in rapporto con l'Europa. La rete di riserve del fiume Brenta collabora con noi alla tematica ambientale, alla salvaguardia quindi del territorio. Infine, tornando ancora al ruolo della scuola di preparazione sociale, si parlerà di Costituzione e di autonomia speciale dentro la Carta fondamentale. Naturalmente l'auspicio di tutti è che il lockdown non si ripeta e che anzi i protocolli di prevenzione sanitaria possono essere allentati e consentano quindi anche a noi del Consiglio Provinciale di riprendere le visite presso le sedi istituzionali. In seguito all'emergenza sanitaria viene riorganizzato anche il servizio di visite istituzionali per i cittadini adulti, con ampliamento degli interlocutori e con l'intento di intercettare la potenziale platea di cittadini sensibili. La proposta è già stata presentata a tutti i sindaci alle sedi trentine delle università della terza età e si conta di raggiungere anche la platea di giovani nuovi elettori e delle realtà locali impegnate in pratiche di democrazia partecipata ed educazione civica. Tutti i soggetti interessati a prenotarsi possono rivolgersi fin da subito ad Anna Ecker e Rodolfo Ropelato ai numeri in sovrimpressione oppure consultare la sezione dedicata del sito web del Consiglio Provinciale.